Salve a tutti, noi siamo Pidu e Nidio e questo è il 4+. BR vs Babies. Sì. Allora, creatori di Exploding Kittens, gioco che siamo stati i primi a portare in Italia e anche questa volta mi sa che siamo i primi a portare anche questo in Italia. L'abbiamo portato, abbiamo preso fisicamente il gioco all'estero. Sì. L'abbiamo portato in Italia. E no, questa era terribile. Sì, davvero. Anche qua si tratta di un gioco di sole carte, ma un po' più profondo di Exploding Kittens. C'è anche la plancia, cioè non è solo le carte, c'è anche una plancia in cui mettere le carte. Importantissima. Una plancia minuscola, però bellina. E come dicevamo, appunto, essendo noi i primi a portarlo in Italia, perché è ancora in inglese, come Exploding Kittens, però prima era solo in inglese, dopo 3 anni che l'abbiamo portato è arrivato anche in italiano. Ah, non lo sapevo. Tipo di recente. Magari anche questo un giorno arriverà. L'importanza è veramente inutile della lingua, sì, in questo gioco. Esatto, cioè c'è qualche carta in cui c'è scritto qualcosina sopra, ma davvero quasi del tutto indipendente dalla lingua. Lo so, siete rimasti colpiti. Fino ad ora non avrete guardato altro. Quanto è bella questa box di gioco. È chiaramente fatta col pelo dei... Proprio il pelo. Gli orsi che erano felici e poi sono stati uccisi violentemente. Già, non abbiamo detto qual è lo scopo del gioco. Parlaci della trama, della lore che c'è dietro il gioco. Ah, la lore è importantissima in questo gioco. Infatti noi saremo degli orsi, anzi dei mostri, grossi ciccioni o anche solo teste, che vanno a schiaffeggiare bambini. Sì. Brutti. Devono andargli proprio a mangiare, proprio il coso è mangiarli, quindi devono mangiare eserciti di bambini. Come si fa a non dare 10 a un gioco così proprio appena senti questa trama? Certo. Fantastico. Importante. Direi di vedere le regole e poi ci vediamo in fondo per un sguardo più profondo al nostro giudizio sul gioco. Per iniziare, aprite la piccola plancia al centro del tavolo e prendete tutte le carte presenti nella confezione. Innanzitutto, separate da questo mazzo tutte le carte testa di orso, per poi distribuirne casualmente una ad ogni giocatore e rimescolare le restanti nel mazzo. Dopo aver mescolato il mazzo, date altre 4 carte a ciascuno, così che ognuno abbia 5 carte in mano da tenere nascoste agli altri giocatori. Nel mazzo potete trovare 3 tipi di carte, che vedremo meglio più avanti. Le carte baby, le parti di mostro e le carte azione. Sia le carte baby che le parti di mostro possono essere di 3 colori differenti, cioè verdi, blu o rosse. Se, tra le 5 carte iniziali, un giocatore possiede una o più carte baby, le pone immediatamente coperte sulla plancia nelle zone dei colori corrispondenti e ripesca fino ad arrivare a 5 carte non baby. Facciamo un esempio. In questo caso ricevo le mie 5 carte. Ho 2 baby, uno rosso che prendo e metto coperto nella zona rossa ed uno blu che metto nella zona blu e pesco subito altre 2 carte. Di queste una è un baby rosso, quindi lo metto nuovamente nella zona rossa e pesco un'altra carta ancora. Quando tutti i giocatori hanno 5 carte in mano, non ci resta che mescolare il rimanente mazzo e suddividerlo in 3 parti, per poi mettere ciascuna di esse in uno dei 3 riquadri sul tabellone. Le 3 parti non importa che siano uguali, infatti questa divisione in 3 serve solo a randomizzare meglio le carte pescate. Siamo pronti per iniziare. Come prima cosa, scegliete il primo giocatore con il metodo che preferite. Ad esempio, il gioco consiglia di far iniziare chi possiede più parti del corpo. Il gioco si svolge a turni, partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario. Lo scopo sarà quello di creare un'armata di mostri per affrontare vari eserciti di bambini e divorarli tutti. Durante il proprio turno, ognuno può scegliere di eseguire una sola tra le seguenti 3 scelte. 1. Svolgere le azioni. Se decidete questa opzione, allora dovrete svolgere un numero differente di azioni a seconda del numero di giocatori. Se state giocando in 2, potete svolgere 4 azioni. Se state giocando in 3, 3 azioni, e se siete in 4 o più giocatori, potete svolgerne solo 2. Le azioni tra cui potete scegliere sono pescare una carta e giocare una carta. Pescare una carta. Con questa azione potete semplicemente pescare ed aggiungere alla vostra mano una carta da uno qualsiasi dei 3 mazzi coperti, tenendo conto che non c'è un limite al numero di carte che si possono tenere in mano.
Se pescate una carta baby, allora dovete, come ad inizio partita, metterla coperta nella rispettiva zona della plancia. Tuttavia, la vostra azione sarà, questa volta, persa, cioè non pescate una nuova carta al posto di quella baby. Nota che, così facendo, piano piano durante la partita si formeranno dei piccoli mucchi di carte baby su ogni zona corrispondente. Se dovesse finire uno dei tre mazzi da cui pescare, allora non succede niente. Semplicemente pescherete le prossime carte da quelli restanti. Giocare una carta. Le carte che potete giocare sono le parti di mostro e le carte azione. Le parti di mostro sono il fulcro del gioco. Infatti dovrete creare dei mostri con cui attaccare i baby. Per creare un mostro dovete sempre iniziare giocando una carta testa, cioè queste, che è anche la carta che determina il tipo di mostro. Come dicevamo all'inizio, esistono tre tipi di mostri: quelli verdi, detti di terra, quelli blu, detti di mare, e quelli rossi, di cielo. Le teste di orso, in particolare, vengono considerate come appartenenti a tutte e tre le classi descritte ora. Una volta messa la testa, il vostro mostro è già attivo e completo, ma potete continuare a modificarlo per renderlo più forte. Ogni parte del corpo si può abbinare ad un'altra se possiede lo stesso numero di linee di congiunzione. Ad esempio, a questa testa posso attaccare questa parte perché possiedono entrambi tre linee, ma non quest'altra perché ne possiede quattro. Nota bene che una carta non potrà mai essere collegata ad un'altra dello stesso tipo, quindi non posso attaccare due busti insieme o due teste insieme. Inoltre, è permesso attaccare le parti del corpo anche al contrario. L'importante è che le congiunzioni siano giuste. Potete costruire quanti mostri volete. Teoricamente potete anche fare un esercito di mostri composti da sole teste. Al posto delle parti di mostro, potete anche decidere di giocare una carta azione. Esistono vari tipi di queste carte. Vediamole nel dettaglio. Cappello. Questa carta si gioca come una parte di mostro e si mette sopra ad una testa. Raddoppia la forza dell'intero mostro, quindi ad esempio questo qua, da 4, arriverebbe ad 8, come vedremo anche meglio nel capitolo successivo. Provocazione selvaggia. Appena pescate questa carta, la dovete giocare subito come un'azione gratuita. Dovete provocare un esercito di baby a scelta, anche questo lo vedremo meglio dopo. Cambio. Scambia le teste di due mostri qualsiasi in campo. Ad esempio posso scambiare la testa a due mostri in mio possesso, oppure posso cambiare quelle di due avversari. Maschera. Gioca questa carta gratuitamente insieme alla testa di un mostro, in questo modo, così da nasconderla. Strumenti. Queste carte possono essere giocate sui mostri in vostro possesso se essi possiedono uno di questi connettori. In tal caso potrete giocarle in questo modo e, con effetto immediato, diminuiscono di uno la forza del mostro, ma vi danno un'azione in più a turno se decidete di svolgere le azioni. L'effetto vale fino a che non viene scartato il mostro. Smembrare. Puoi rimuovere una qualsiasi carta esterna, cioè non collegata con più di un'altra carta, da un mostro qualsiasi. Ad esempio posso smembrare una testa, un braccio o anche uno strumento. Se viene smembrata la testa di un mostro, allora questo rimarrà inattivo fino a che, durante il vostro turno, non attaccherete ad esso una nuova testa. Infine, se usate la carta smembrare su un mostro che possiede solo la testa ed il cappello, potrete smembrare solamente il cappello. Ninna nanna. Scegli un esercito di bambini e rimuovi da esso la metà delle carte, arrotondando per eccesso. 2. Provocare. Ricordate che, se scegliete di provocare, non potrete svolgere nessuna azione durante il vostro turno. Per provocare, vi basterà scegliere uno solo tra i tre eserciti, cioè mazzi, di carte baby dalla plancia. Prendete tutte le carte di quel mazzo e giratele a faccia in su. Ogni carta baby rappresenta un valore numerico. Sommate i valori di tutte le carte ed otterrete la forza dell'esercito. Tale esercito deve affrontare tutti i mostri dello stesso tipo di ogni giocatore. In particolare, ogni mostro possiede un valore di forza dato dalla somma di tutti i numeri scritti sulle parti del mostro stesso. Ad esempio, questo mostro ha forza 5, mentre quest'altro ha forza 2 perché è composto solo dalla testa. In realtà, però, l'esercito di baby non combatte contro un mostro alla volta, ma contro la somma dei mostri di quel tipo e di quel singolo giocatore. Se la forza della somma dei suoi mostri è pari o superiore al valore dell'esercito di bambini,
allora quel giocatore vince lo scontro. Se più giocatori vincono lo scontro, allora l'unico vincitore è colui che ha vinto con i mostri più forti. Capiamo meglio con un esempio. Stiamo giocando in due e nel mio turno decido di provocare l'esercito verde, che ha un valore totale di 6. Questo esercito attacca prima me. Io possiedo un mostro blu con forza 4, che non partecipa allo scontro, ed un mostro verde con forza 6, che combatte da solo e vince lo scontro. Poi l'esercito attacca anche il mio avversario, che possiede un mostro rosso, che non partecipa, e due mostri verdi, uno di forza 5 ed uno di forza 2, che combattono insieme, quindi con forza totale 7, e vincono lo scontro. Il mio avversario, con 7, ha l'armata più potente della mia, e perciò è solo lui il vero vincitore dello scontro. Se siamo in parità con il nostro avversario, non succede niente. I mostri rimangono dove sono ed i bambini vengono rimessi a faccia in giù come prima. Se, invece, c'è un vincitore come nell'esempio, allora egli prende tutte le carte baby affrontate e le pone coperte in una sua riserva. Queste rappresenteranno i punti vittoria a fine partita. Se nessun giocatore possiede un esercito di mostri capace di vincere quello dei bambini, allora i bambini vengono semplicemente messi nella pila degli scarti. In ogni caso, tranne che nella parità tra giocatori detta prima, dopo uno scontro tutti i mostri che hanno combattuto, sia che abbiano vinto o perso, vengono scartati dal gioco, cioè tutte le loro parti vengono messe nella pila degli scarti. Nota che è possibile provocare un esercito anche se non possedete nessun mostro di quel tipo, ma almeno un giocatore deve possederne uno, altrimenti non potete provocare quell'esercito. 3. Rovistare nel cassonetto. Come prima, se decidete di fare questo, non potrete né provocare né fare azioni durante il vostro turno. Se decidete di rovistare, potrete prendere una carta a scelta tra tutte quelle presenti nella pila degli scarti ed aggiungerla alla vostra mano. Il vostro turno durerà poco, ma almeno avrete la carta che desiderate. In questo modo potete anche decidere di riprendere una carta baby dagli scarti ed in tal caso la metterete subito coperta nel rispettivo esercito. Quando un giocatore ha eseguito una sola tra le tre possibilità descritte, il turno termina e si passa al giocatore successivo in senso orario. Il gioco procede così e la partita termina non appena viene pescata l'ultima carta dell'ultimo mazzo rimasto. A questo punto ogni giocatore, compreso colui che ha pescato l'ultima carta, svolge un ultimo turno ed il gioco giunge al termine. Ogni giocatore somma i punti di tutte le carte baby che ha in riserva e vince quello con il punteggio più alto. In caso di parità, vince il giocatore che possiede più carte baby. E quindi eccoci alla fine di questo mega tutorial. Tutorial abbastanza semplice, le regole in realtà nel regolamento non è che siano spiegate così bene, o almeno forse sì. Allora, partiamo con i contro. Io metterei una cosa sul regolamento, ma è una cosa un po' soggettiva, cioè il regolamento non ti spiega le regole come sono, ti fa: facciamo una partita introduttiva in cui usiamo queste regole, poi la partita dopo ti dice ok, per una partita però più avanzata useremo quest'altre regole aggiungendo queste cose. Te le dà via via, a me piace più un regolamento che ti dice le cose tutte insieme, però magari per uno che non è molto abituato ai giochi da tavolo può funzionare. Un altro contro è l'espansione veramente terribile. L'espansione, noi abbiamo l'espansione che magari vi mostreremo in un gameplay, quella Not Safe for Work, qualcosa, che è geniale solo una cosa, all'interno, e ve lo stiamo mostrando in questo momento, c'è un preservativo. Sì. È geniale perché c'è scritto proprio usalo se non vuoi che i bambini vincano. Cioè, è geniale, è giusto. Però vabbè, al di là di questa piccola chicca che però una volta che l'avete vista avete detto è geniale, però è terribile l'espansione. Le immagini sono veramente orribili. Sono proprio brutte da vedersi, che rovinano un pochino, perché i mostri della cosa base che vi abbiamo mostrato ora sono anche bellini, sono pucciosi. Sono bellissimi. Sono belli. E quelli lì un pochino rovinano un pochino tutta l'atmosfera, quindi io eviterei proprio l'espansione. Sì, assolutamente. Quindi un altro contro è, sì, carine le meccaniche, però alla lunga annoieranno. Sì, di sicuro. Sono delle meccaniche semplici, davvero immediate, che fate una partita, lo spiegate in 2 minuti le regole e giocate, però magari è più come filler, giocate fra un gioco e l'altro per divertirvi con qualcuno che non lo conosce, magari ci fate qualche partita, però alla lunga sono molto ripetitive
le possibilità di azione ci sono, ma quello che ti colpisce è più il colpo d'occhio iniziale. Sì, assolutamente. Tuttavia, comunque, è divertente, vi assicuro, le prime partite vi buttate via dalle risate. Passiamo ai pro. Vabbè, c'è delle carte che sono geniali. Geniale, cioè, già l'idea di base del gioco è geniale. Cioè, non si può dire niente su questo. E le carte, sì, sì, sì. Il bambino grasso Hayek è di una bellezza infinita. Ci sono un sacco di carte. Il bambino a fiore con la bocca tipo alien. Ci sono le carte, insomma, tantissime cose geniali. Proprio. Sì, veramente tanto. Si può creare i vostri mostri. Ecco, questo non è un contro, ma a noi ci sarebbe più piaciuto fare un mostro che ti rimane fino alla fine, magari un mostro enorme. Uno si affeziona. Perché uno si affeziona al mostro che crea e poi quando combatte lo perde. Quindi ho detto, vabbè, però è una scelta di gameplay che avrebbe cambiato totalmente il gioco, quindi ci può stare, no? Non è un contro. Poi, pro maggiore direi di tutti, un pro fantastico, questa copertina, questa scatola che l'abbiamo già detto all'inizio, ma è bella. È bellissima. Non avete idea di quanto è bello tutto il gioco. Io abbaio. Quindi passiamo al voto che gli dà il 4 più a questo mega gioco di Dio. E quanto gli diamo? Quanto gli diamo a questo gioco? Un buon 7. Nice one. 7 per la copertina, perché sennò si prendeva un bel 6 e basta. Sì, forse diciamo che il gioco è divertente, però appunto molto ripetitivo nelle meccaniche, può stancare alla lunga. Secondo me vale l'acquisto, assolutamente vale l'acquisto. E forse appunto se siete dei giocatori più, diciamo, più giocatori di seri, diciamo, non vi piacerà meno come gioco. Noi siamo grulli e ci piace, quindi giustamente ci piace tanto, quindi soggettivamente ci piace di più, però cercando di mettere un pochino l'oggettività, forse 6, 7, perché? Perché il 7 l'abbiamo detto ora. È la copertina, cioè è di una bellezza infinita, in più è di una cucciosità infinita. Da questo capite l'importanza con cui diamo i voti noi, sì. Insomma. E quindi... siamo arrivati alla fine. Mi sa che siamo arrivati alla fine. Con questa disperazione triste, mi dispiace salutarvi. Tristissimo. E quindi dici... come sempre, mettete mi piace. Condividete con gli amici scemi. Iscrivetevi se non siete iscritti. No, quelli intelligenti non lo condividete. Ci vengono a bruciare casa. Vero? Ah, commentate che pensate di questo bellissimo show. Che pensate. Non cosa ne pensate. Che pensate. Siamo arrivati al Grevigiano Street. Sono convinto, ho letto già dei commenti di persone che ce l'hanno chiesto, di persone che ne hanno già parlato bene, che all'utenza che ci segue piacerà. Di sicuro. Siete dei grandi, vi piace per forza. Siete dei grulli come noi. Esatto, però insomma vogliamo sapere un pochino i pareri di tutti. Magari qualcuno che l'ha acquistato e proprio non gli piace, fatecelo sapere nei commenti. Detto questo, noi stiamo qua ad accarezzare la copertina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Nel prossimo video saremo qui ad accarezzare quell'affare. Assolutamente.